è già pronto e apriamo la sfilata col Bloodhound. L'Ariégeois, il Beagle Harrier, il Rhodesian Ridgeback, Porcelain, Griffon Bleu de Gascogne, il Beagle, Petit Basset Griffon Van Den, Basset Town, Alpenlandische Dachsbrache, tutti gli anni qualche razza nuova per la gioia di chi deve annunciarli. Beh, non li applaudiamo i segugi, cosa vi hanno fatto? Ah, volevo dire. Bravi. Invitiamo i migliori soggetti di razza del settimo gruppo Cani da Ferma. Abbiamo visti singolarmente il Bloodhound, l'Ariégeois, il Beagle Harrier, ora è il turno del Rhodesian Ridgeback, poi sarà la volta del Porcelain. Griffon Bleu de Gascogne, Petit Basset, Basset Town, de Alpenlandische Dachsbrache, tutte razze da seguita. I migliori soggetti del settimo raggruppamento Cani da Ferma nel pre-ring. Movimento per il Beagle. Petit Basset Griffon Van Den, esiste anche la varietà di taglia maggiore, il Grand Basset Griffon Van Den. Basset Hound e chiude la sfilata l'Alpenlandische Dachsbrache. In attesa di conoscere il giudizio del sesto raggruppamento, ricordiamo che domani si replica, quattro gruppi rimanenti, quindi bassotti, cani di tipo Pinscher, Schnauzer, Molossoidi, Bovari Svizzeri, cani da riporto e Spaniel e cani da compagnia daranno spettacolo nei ring della seconda giornata. I vincitori si confronteranno nel raggruppamento, come sta accadendo oggi. I vincitori dei raggruppamenti parteciperanno al Best in Show finale. Terzo posto per il Petit Basset Griffon Van Den. Piazza d'onore, secondo posto per il Bloodhound. Vince il raggruppamento, tornerà domani a difendere la bandiera dei segugi. Il Basset Hound.
Ringraziamo i fotografi